in compagnia con il dottor Marco Trabucchi, qui a ospiti dell'Accademia dei Concordi, per presentare il suo libro, un libro che parla di un problema importante che insomma ci toccherà insomma un po' tutti da vicino. Ecco, e spero che non tocchi tutti da vicino, nel senso che se riusciamo a fare una seria attenzione anche di tipo preventivo con gli stili di vita adeguati, si può rallentare il rischio, non si può annullare ma lo si può rallentare facendo attività fisica, attività mentale, curando le malattie come il diabete. Spero che queste attenzioni ci permetterebbero nel prossimo futuro di ridurre un po' il rischio della malattia. Ecco, Aiutami a ricordare, è un libro che parla sostanzialmente di questa malattia, come la chiamava, e niente, le chiedo come mai ha deciso di intraprendere questa importante, insomma, di scrivere questo libro. Perché ritengo che ne abbiamo di dovere, noi che siamo dei medici che da anni si occupano, io in particolare, di questa malattia, un dovere anche di sensibilizzare la gente. Lo stesso titolo, Aiutami a ricordare, ci dice: guardate che nella nostra collettività c'è tanta gente che ha perso la memoria, che quindi ha bisogno dell'assistenza, della vicinanza, dell'accompagnamento sia tecnico dei medici, degli infermieri, degli psicologi, sia umano del resto della popolazione, perché così si può ridurre la sofferenza.